Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Allora, questo è un video dove vi voglio far vedere alcuni acquisti che mi sono pervenuti. Allora, dico così perché praticamente anche se nel titolo ho scritto haul, insomma, per farvi un pochino capire, questo non è effettivamente un haul perché tutte le cose che vi faccio vedere acquistate mi sono state regalate e vi dirò anche via via da chi. Allora, partiamo subito. Allora, come prima cosa vi faccio vedere due paia di orecchini che mi ha regalato la zia Matta, che per quanto appunto stamattina siamo andati con lei a fare un girino per lavoro e mi ha preso due orecchini. Allora, il primo paio è questo qua, che sono, vediamo se riesco a farvene vedere, ecco, che è questo praticamente cerchio con tutti questi pennacchi rosa, molto 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 carino, vedete, è anche bello grande, insomma, proprio come piacciono a me. Mentre l'altro paio di orecchini che mi ha fatto è un paio di orecchini molto semplici, fatti praticamente sono un rosa pallidino, eccoli, rosa pallidino a forma di fiore molto molto carini. Quindi io non vi dico, vi ripeto, non so quanto li ha pagati, quindi non ve lo so dire. Poi ci siamo fermati in un negozio che si chiama appunto Risparmio Casa e dove appunto anche lei li ha fatto acquisti per ovviamente il suo lavoro. E io l'unica cosa che mi sono presa, che poi alla fine ha voluto pagare lei, è questo porta dischettini di plastica, appunto, molto molto carino. Questo veniva a 2,99 euro. Qui si mettono praticamente i dischettini e poi si sfilano. Comunque poi lo metterò nella postazione make-up e vi farò sapere anche come mi ci trovo. Poi vi faccio vedere acquisti che abbiamo fatto domenica, che ho fatto, scusatemi, domenica al centro commerciale con Gabriele. Allora, dovete sapere che tutte queste cose qua non le ho assolutamente pagate io, quindi insomma, grazie a mio amore. E poi vi farò vedere anche altre cose che praticamente ho pagato con dei buoni spesa che appunto avevo ricevuto e che quindi ho deciso di utilizzarli per acquistarmi qualche cosina. Ne ho ancora altri, quindi praticamente poi ve li farò vedere. Allora, partiamo subito. Allora, come prima cosa vi faccio vedere che abbiamo acquistato questo libro riguardante appunto Praga. Appunto perché, come sapete, partiamo per le ferie a Praga, quindi ci siamo comprati, diciamo, questa guida dove c'è spiegato dentro i luoghi da visitare, i musei, quant'altro, e in più c'è anche, diciamo, la mappettina. Questa era una cosa che, insomma, vi volevo far vedere perché poi, come vi ho già detto, quando partirò per Praga voi verrete con me. Poi al centro commerciale mi sono fermata in e ho acquistato, diciamo, svariate cosine che vi faccio vedere. Allora, ho preso un deodorante, questo qua, Saver, eccolo qua, che è quello appunto della durata di 7 giorni, quello che io stra adoro, e questo l'ho pagato meno di 4 euro perché appunto stava in offerta, quindi anche se il mio non è finito ho deciso di prenderlo perché, come sapete, io questo deodorante lo stra adoro. In quanto finite questo gel gambe dell'Equilibra, vediamo se ce lo fa vedere, ok, dell'Equilibra, e ne ho acquistati due perché appunto anche questi qui stavano in offerta e quindi ho deciso di acquistarli. Mi sembra venivano sui 4 euro e qualcosa anziché 7,07 euro come costano usualmente, quindi siccome quello che stavo utilizzando della Stardust, l'ho finito, ho deciso di acquistarne due. Ho poi acquistato questo a Panorama, ho acquistato questi dischettini qua di cotone, sono maxi dischetti struccanti 50 pezzi e sono venuti 1,30 euro. E poi, sempre a Panorama, ho acquistato questo olio di mandorle dolci dei provenzali perché anche questo qui stava in offerta sui 4 euro. Siccome non ho mai trovato questi prodotti qua a prezzi di questo genere, ho deciso di approfittarne e di provarlo. Quindi, insomma, poi vi farò sapere. Passiamo adesso alla parte totalmente makeuposa.
sono tre aggeggini, cioè sono pochissimi. Allora mi sono fermata in primis a H&M, dove praticamente mi hanno dato anche la nuova rivista, eccola qua, con questo gran strafigo di David Beckham qua, quindi questa pagina verrà sicuramente appiccicata in camera mia. E niente, H&M praticamente era entrata perché cercavo dei regalini, che infatti ho acquistato, ecco, quelli li ho acquistati io e basta. Ma praticamente poi avevo visto una cosa e ho detto no dai, non la compro perché ce n'ho tantissime, non mi va di spendere soldi inutilmente, perché praticamente mi sono posto un obiettivo che per quanto riguarda il make up o cose riguardanti diciamo il make up non devo più spendere di 20 euro la settimana, cioè mi sono dato appunto questo budget perché se no comprerei tutto ciò che vedo. Tranne appunto mi escono fuori dal budget praticamente quei prodotti che sono esauriti e che quindi piano piano li devo andare a ricomprare facendomi la mia wish list sulla mia agenda. Comunque andando avanti, scusate. Allora, praticamente ero lì a H&M, ho detto vabbè, guardo, do uno sguardo, facevo uno sguardo, Gabriele era di là a comprarsi delle magliette per sé, stranamente, e quindi ho detto vabbè, dice Gabriele, e Gabriele mi fa ma dai non prendi niente, dico no guarda, ci sarebbe una cosina che ho visto, però dai lascio stare perché c'erano talmente tante di cose che insomma vorrei evitare di spendere appunto soldi inutilmente, ma Gabriele mi ha detto dai prendila, te la compro io, te la regalo io, bene, ok, quindi se chiunque veda questo video uccida Gabriele e non me. E praticamente ho preso questa meraviglia al costo di 7,95 euro ed è ragazzi questa palette qua che io non avevo mai visto ad H&M. Ed è molto molto bella perché praticamente ha tre tipologie di colori, ha i colori metallici, ha i colori shimmer, ha i colori matte e ha due blush. Allora la palettina non ha numero dietro, non c'è numero, ma ve la faccio vedere aperta. Allora a parte che ha dentro due applicatori che questi qui mi sa che fanno subito una brutta fine, comunque la palettina è questa qua. Allora ci sono la luce, ecco, vediamo un po' se rende la luce. Allora la luce non è che renda molto il dovere, comunque i blush sono uno sull'aranciato e uno rosa, poi ci sono i colori metallici che sono diciamo un bianco, un rosa, un grigino, ecco qua, poi c'è gli shimmer che invece sono favolosi dove c'è un pescato, un rosa eccetera eccetera eccetera, e mentre poi c'è la linea dei matte dove c'è un marroncino, un viola, un blu, un rosa antico, ok. Allora vediamo se mi riesco a farvela vedere, comunque in caso se no vi metto una foto qua, o insomma una foto per farvela vedere perché è qualcosa di veramente stupenda. E questa veniva solamente 7,95 euro. Allora non ve la swatcho perché praticamente voglio sentare, voglio vedere se mi riesce non aprirla, o meglio non aprirla prima di andare in ferie, perché praticamente avendo appunto tutte le tipologie di ombretti sarebbe molto comodo portarsela in ferie, perché solamente questa qua dentro la borsa, qualche altro ombrettino rosa e sono a posto. Poi altro acquisto fatto è stato da Pico, e comunque anche qui non ho pagato io ma ho pagato da Gabriele, e ho acquistato solamente la famosa che ve ne ho parlato praticamente nel video dei top di febbraio 2014, perché mi piace veramente tanto e come avete visto stava finendo, quindi ho deciso insomma di riacquistarla, e questa qua l'ho pagata a 6,90 euro se non mi sbaglio, sì. Ho messo tutti gli scontrini per i prezzi anche se non ho pagato io, ma uguale. Ultima tappina fatta poi è stata da Coin, vi faccio vedere lo scontrino, eccolo qua, che è più lungo lo scontrino del contenuto di cosa ho acquistato, per praticamente fare un girettino. Praticamente ve l'ho detto, stavo cercando dei regali da fare, ok, e praticamente andando a Coin mi sono soffermata un attimino a vedere se c'era la nuova collezione di Catrice, perché mi ero innamorata della nuova cipria, che magari vi lascio una foto qui e vi faccio vedere qual è, insomma, se riesco a trovare la foto. E miracolo dei miracoli, ho visto il famosissimo camouflage di Catrice, che è il correttore che io ne ho sentito parlare bene da tantissime tantissime ragazze, quindi visto che per fortuna
stavolta sera, diciamo, l'ho acquistato. Vi faccio vedere la colorazione che ho preso, che è questa qua, ed è questa qua, la numero 030 Rosy Beige, che praticamente l'ho già testata, l'ho provata in negozio, è perfetta alla mia carnagione. L'ho acquistata perché a me a Coin non è che mi piaccia molto acquistare i prodotti, perché praticamente molte volte li troviamo aperti, swatchati, slittati, uno schifo totale, usati, ma perché era appunto per questa proprio sigillata, e quindi ho deciso di prenderla. Vi dico che l'ho pagato, cioè l'ha pagato sempre Gabriele, 3,39 euro, quindi ok, però comunque insomma era una cosa che volevo e che mi serviva. Ultima cosina che vi faccio vedere è un regalino che mi hanno fatto in questo nuovo negozio che hanno aperto ai Gigli, che si chiama Pitta Rosso, riusciate a vederlo, che vi consiglio di andarci, vi consiglio veramente di andare a vederlo se siete di zona, perché è stupendo, spettacolare. E praticamente mi hanno regalato questi lapissini qua molto 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 carini, che sono addirittura anche, oh, esci, che sono addirittura anche, non so se riuscite a vedere, sì, colorati, sono molto molto carini, quindi ho deciso, vabbè, mi è andato questo omaggio perché Gabriele, come al suo solito, ha comprato un paio di scarpe, peggio delle donne, ragazzi. Allora, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e spero che siano così, insomma, vi sia visto. Sto tentando di acquistare adesso il meno possibile, perché se no ho le mani bucate, devo partire per le ferie e preferisco lasciarmi un qualche cosina da parte per appunto fare altri acquisti in ferie. Quindi vi mando un bacione enorme a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!